Allora, vediamo che cosa siamo venuti a fare qua quest'oggi. Anzi, forse lo chiederei a qualcuno di voi, all'unica donna che è presente in sala. Come ti chiami? Anna. Anna, perfetto. E secondo te che cosa siamo venuti a fare qua? L'ascoltare? No, vabbè, nel senso, ok, l'ascoltare lo spero, però in generale di che cosa parliamo? Tu hai un'idea di che cosa vediamo oggi? Ecco, quindi se lo dovessi dire a una tua amica che ti telefona e dice: oh, ma che fai oggi? Oggi faccio un corso su... Parliamo di social network, ok. E qualcuno ha delle informazioni diverse da quelle che ha Anna su cosa facciamo oggi? Parliamo di social network, quindi voi siete venuti qua pensando di parlare di social network. E invece sì, no, parleremo anche di social network. Ma io volevo capire, tu come ti chiami? Marco, Marco, a te che te ne frega dei social network? Cioè, quello che mi interesserebbe capire è che rilevanza ha, dal vostro punto di vista, parlare dei social network. Perché, per esempio, Marco dice, tu come ti chiami? Sandro dice, ah, Marco sta tutti i giorni sui social network. Penso che ci sarai sicuramente a casa mentre stai in azienda, stai blindato su software aziendali, però ecco, quindi magari a te interessa per vedere quello che fai nella vita privata. Vorrei capire, per la vostra attività professionale, che ve ne dovrebbe importare dei social network? Perché siamo qua a parlare di social network? Appunto, vorrei capire qual è il tuo punto di vista sui social network. Business. Cioè, in che senso? È un modo come un altro per aggregare più persone contemporaneamente e fornire informazioni in merito a tante cose che magari non potrebbero avere in mancanza di social network. Ok. Tu di che ti occupi in particolare? Scusa, il nome? Nicola. Nicola, di che ti occupi in particolare? All'interno dell'azienda? Sì. Sono sotto il settore top client. Top client. Allora, da quello che mi hanno detto, io sono completamente ignorante della realtà aziendale di Telecom, però mi hanno spiegato che l'area top client sono i primi 200 clienti di Telecom, i più grossi? Cioè, sono i più grossi clienti aziendali di Telecom. Chi è come Nicola che fa questo stesso lavoro? Ok, e quelli che non hanno alzato la mano invece che cosa fanno? Quelli più piccoli. Quindi le imprese piccole e medie o imprese medie? Sì, imprese piccole, fondamentalmente le piccole, siamo della business, siamo di clienti di fascia un po' più bassa, ma non bassa come gli altri. Dalla sciantista fino alla terza. Ok. Quindi allora ci sta. Perfetto. E oltre chi come ti chiami? Scusa? Roberto, chi è che fa lo stesso lavoro di Roberto? Uno e due. E invece c'è qualcuno che fa, perché ho visto che per esempio tu in fondo non hai alzato la mano. Ah sì, non c'è nessun altro che non sia o top client o business? Siamo top client e business, basta. Ok, allora dal punto di vista vostro, anzi cominciamo con la top client. Per i top client, perché per il tuo lavoro potrebbe essere interessante capire come funzionano i social network? Cioè, lo è? Perché magari non lo è. Non proprio. Non proprio. Infatti, pure io... Non lo è totalmente. Ok. E per i tuoi clienti lo è o non lo è? Alcuni clienti potrebbe esserlo, a seconda della tipologia di clienti. A seconda della tipologia di clienti. Invece i clienti quelli che si occupano dell'area business, i clienti business sono interessati a questo discorso dei social network? A livello privato. Ok, benissimo. Questa, la sciampista è molto interessante, anche il mio barbiere, ogni volta che vado al barbiere mi interroga tutto il tempo su come funziona Facebook. Allora, noi infatti oggi parleremo di business e azienda, quindi di come funzionano le cose legate al business dentro le aziende, però parleremo anche di questi social network e di come funziona il web, non solo dei social network. Oggi in particolare ci
ci focalizziamo su Facebook e su Google, anzi attaccheremo proprio per primo Google. E io mi presento, io sono Giulio Gaudiano, e lì dietro la colonna nascosto c'è Lorenzo Cipriani. Noi abbiamo un'azienda che si occupa di editoria online e di consulenza nel campo del web marketing e del social media marketing. Che vuol dire? Per l'editoria online vuol dire che possediamo una serie di siti web che funzionano come riviste, dedicati in particolare alle donne tra i 25 e i 45 anni, quindi sulla cucina, sull'educazione dei figli, sulla maternità. C'è questo piccolo network che pubblica contenuti e vive grazie alla pubblicità su questi contenuti o alla vendita di prodotti editoriali avanzati di tipo ebook. Ho detto qualcosa che non è chiaro? No, perfetto, ok, voi siete tutti super geek, super tecnologici. La nostra seconda attività è di consulenza per le aziende, sia aziende, ora non so quanto sono grosse queste aziende del top client, non me le immagino, quanto so ciccione? Sono proprio grosse? Ok, va bene, allora forse noi l'unico... abbiamo un cliente di questa dimensione top client e poi abbiamo altri clienti invece medi e piccoli per i quali facciamo consulenza di comunicazione e di marketing online. Quindi questi clienti, la maggior parte, quello che mi dite lo riconosco anche nella mia attività, perché la maggior parte dei clienti aziendali vedono il social network e il web come una qualcosa che gli può interessare solo per l'area privata, in particolare Facebook, che cos'è? È il peggior nemico della produttività dei miei dipendenti, infatti io col firewall aziendale tento di bloccarglielo, se passo e c'hanno Facebook aperto gli do la gomitata sulla sedia, perché lo vedo come qualcosa per cazzeggiare, Facebook è un luogo dove si va a cazzeggiare. Ci sono però alcuni di queste aziende che la vedono in maniera diversa e vedono Facebook come un'opportunità di comunicare in maniera diversa e di fare anche del business nuovo che non riescono a fare senza il web, e quindi vengono da noi e ci chiedono come possiamo trovare nuovi clienti, comunicare con i clienti che abbiamo in modo che comprino di più. Fare cose che interessano poi alla fine il fatturato annuale in positivo attraverso i social network, e noi tentiamo di aiutarle in questo compito. Quindi per quanto mi riguarda, quello che almeno mi hanno spiegato e potrebbe essere il nostro punto di incontro qua è: visto che per il vostro lavoro strettamente non è interessante come funzionano i social network, perché voi vi occupate dell'area commerciale, giusto? Quindi che questi, della gestione di questi clienti? Del customer care? Misti? Ok, quindi vi occupate di far sì che questi clienti diventino clienti e che poi rimangano clienti, trovandosi bene con i servizi che gli vendete. Perfetto. Allora il punto d'incontro potrebbe essere proprio questo, che voi possiate capire come funzionano queste realtà online per riuscire a prevenire delle esigenze che i vostri clienti possono avere o potranno avere tra poco. Cioè quelli dei vostri clienti che si sveglieranno su questo fronte del web, che è una specie di far west, nel senso che è un luogo dove c'è continua espansione commerciale. Noi per esempio la nostra attività, nonostante siamo in un periodo di crisi, non risente per niente, siamo in forte crescita, non sappiamo più a chi dai resti, proprio perché forse per una crisi dei business tradizionali l'online sta crescendo in maniera vorticosa. Quindi molte di queste aziende potranno svegliarsi sul fronte del social network, dei social media in generale o del web. L'e-commerce pure potrebbe essere un'area di questo, perché ecco, ora per esempio sull'e-commerce, come ti chiami? Antonio ha detto una cosa fighissima, l'e-commerce, perché c'è stata tutta una generazione, benvenuto, tutta una generazione di aziende che vendeva prodotti offline e ha detto ok, ora li vendo online così li posso vendere a tutto il mondo. Sono andati da un'agenzia, hanno pagato perché gli costruissero un e-commerce,
hanno comprato un'estensione del gestionale che potesse interfacciarsi con l'e-commerce e poi si sono resi conto che online non è vero. Allora era una cazzata, ci hanno raccontato delle favole che online andavi e vendevi. In realtà essere online è come dire avere un negozio. Esatto. Esatto, lui dice nessuno, non basta starci, però le persone devono sapere che ci stai e devono scegliere te tra gli altri 10.000 che ci stanno. E anzi, online il terreno, essendo non così legato alla realtà geografica, c'hai molti più concorrenti per la stessa area. Cioè io questo cavetto per l'iPhone lo posso comprare nel sito della Apple oppure lo posso comprare sul sito Mini in the Box, che sono dei ragazzi cinesi che me lo spediscono, ci mette 20 giorni ma lo pago un decimo, per cui c'hai molta più concorrenza. Allora non è affatto il paese della cuccagna. Voi un pochino, quindi mi sembra che vi siete presentati, vi chiederei di aiutarmi a capire se c'è qualcosa che non ho capito di chi siete, di che cosa fate, che quindi dicendomi guarda Giulio, però noi facciamo anche questa cosa qui, mi potete aiutare a comunicarvi informazioni più utili alla vostra realtà. Vai, vai Anna. Tre gruppi. Ok. Progettazione e consultant vendita, che cosa vuol dire in parole povere? Se lo dovessi spiegare a mia nonna. Progettazione, consulenza e vendita. Cioè tu spieghi a quelli che fanno... Non faccio progettazione. All'interno di questa sala sono consultant. Consultant per la vendita, ma nel senso... No, faccio consulenza sulle soluzioni delle vendite. Quindi accompagno il canale di vendita. Cioè tu a quello che vende gli dici guarda, questa cosa gliela puoi vendere perché si può fare questa cosa... No, faccio una consulenza sull'esigenza e do... Ah, ok. Quindi lui ti dice, il mio cliente c'ha questa esigenza, tu gli dici si può risolvere, gli si può vendere una cosa fatta in questo modo e spingi su questi punti qua quando gliela vendi? Diciamo che faccio un'attività di consulenza, fondamentalmente ascolto le esigenze del cliente, canalizzo sulle soluzioni nostre e aiuto le forze di vendita a ingegnerizzare un'offerta che si definiamo noi con da scaffale, quindi con dei business element già preconfezionati. Ok. Chiaramente poi l'attività progettuale viene da sé, che nasce nel momento in cui la soluzione è più complessa e quindi va fatto un certo tipo di ingegnerizzazione proprio d'offerta perché è più complicato. Perfetto. Quindi tipicamente per capire che cosa suggerisco nell'acquisto, le soluzioni sono orientate esclusivamente alla virtualizzazione, al cloud, soluzioni di e-commerce, soluzioni preconfezionate di server già pronti per... con soluzioni tipo quella che stai raccontando te, quindi portali internet già preconfezionati, sì, Facebook sì. Con mi piace o non mi piace già a bordo. Fantastico, ok. Allora, ma noi diciamo molto simile alla nostra rispetto alla loro. Sì, tu ti chiami Alessandro? Noi magari loro più indirizzata dall'ICT, mentre che noi siamo più indirizzati a livello di dati. Fantastico. Lui fa un po' più lavoro al fronte andando dai clienti mentre che le facciamo più back office. Ok, allora quello che diremo vi potrà essere molto utile perché vedrete tutte le cose che si fanno anche a livello molto smanettone di esperimenti che si sono fatti e hanno funzionato e potrete farvi venire anche nell'attività di consulenza idee nuove su come combinare le soluzioni che già avete per offrire risultati migliori. Quindi c'è quest'area qui. Ok. Per quanto riguarda invece i top client, abbiamo un gruppo che fa assistenza tecnica alla grande clientela. Tu? No, sei tra quelli che ti... Sì, però ascolta. All'interno di questo gruppo abbiamo due filoni. Quelli che fanno proprio l'assistenza tecnica, quindi chiama il cliente o attraverso vari canali. Dice voglio cambiare il router. Oppure abbiamo dei nostri dipendenti che vivono presso i clienti. Sono in presidio. Voi vivete dentro al cliente. Un'assistenza proattiva. Ok. Okay. Sono l'uomo telecom dentro? Dentro. In alcuni casi abbiamo
e rispondono, quindi 70-80 persone. Quindi ci sono quelli che sono presso il cliente e quelli che sono presso la nostra azienda. Ok. Ma entrambi fanno assistenza tecnica alla clientela. Assistenza tecnica alla clientela. Ok. Poi c'è un gruppo che è quello di Stefano, per esempio Coradini, che noi chiamiamo Service Management, sempre all'interno della clientela top, che si occupa invece di fare un presidio diverso in back office, sulla clientela, che occupa di rilevare, per esempio, la qualità percepita dal cliente rispetto a questo servizio che diamo. Sì. Vede che ci sono delle possibilità. Potrebbe anche capitare, non so se ti capita, di verificare, di cogliere che quel cliente ha bisogno di altro e potrebbe, per esempio, segnalarlo al collega editore e guarda, fissiamo un appuntamento con quel cliente perché secondo me quel cliente ha bisogno di quella soluzione. Molto bene, ok. Ho detto bene. Sì, diciamo. Va bene. No, no, allora parliamo allora un attimo. Un altro? Quello però lo gestisco io direttamente, che è quello del service delivery di top client. Quindi loro invece si devono occupare del presidio del delivery dei servizi venduti alla grande clientela, giusto? Sì. Che vuol dire air delivery? Delivery, rilasciare, no? Rilasciando dopo il rilascio del. Cioè loro comprano e tu ti assicuri che quello che hanno comprato cominci a funzionare. Ok. In particolare io mi occupo di sistemi di gestione, quindi amministro alcuni sistemi dedicati a questo scopo. Perfetto. Della parte della configurazione, quindi la prima parte del rilascio del servizio? Sì, dalla parte di prevendita. Okay. In particolare io nella parte di prevendita. E questa attività che tu è. Ivan Albertini ok, perfetto. Quindi più o meno questa è la. Va bene, allora volevo sapere chi di voi. Cioè abbiamo anche un'infiltrata di magica là che si è infilata, Valentina. Valentina, presentati. Lei viene da Magica, che è la società che si è occupata di questo corso, e lavora pure lei nel campo della gestione su social network della loro utenza, diciamo, del loro target di riferimento. Vorrei sapere chi di voi ha un profilo Facebook, alzi la mano. Un profilo su Facebook. Io l'ho cancellato. Tu l'hai cancellato? Quando? 3 anni fa. Sono stato uno dei primi a partire. È uno dei primi a smettere. Allora, voglio sapere chi ce l'ha attivo in questo momento. Alzate bene la mano che... Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. E quelli che non hanno il profilo su Facebook, chi è che l'ha utilizzato e poi non lo ha più utilizzato? 1, 2, 3 e 4. Ok. E posso chiedervi perché non l'avete più utilizzato? Secco. Perché è particolarmente invasivo. Invasivo? Stesso motivo. Perché ho preferito andare su Google Plus, perché dal mio punto di vista offre molti più servizi. Ovviamente Google Plus. Google Plus. Ok, tu? È invasivo. Sì. È invasivo. Ora, chi è che ha Google Plus? Alzate la mano, facciamo un po' di esercizio. Google Plus. No, perché faccio Gmail. Sì, pure io. Allora, chi è che lo utilizza? Chi è che utilizza Google Plus? Blandamente. Due solo. Chi è che ha un account Twitter e lo utilizza? Uno. Ok, perfetto. Per me è inevitabile. Questa mano, la mano intermittente che vuol dire? Lo utilizzi o non lo utilizzi? Hai mai usato un hashtag su Twitter? No, quindi, ok, ma lo utilizzi dal cellulare? No. Ok. Chi è che possiede uno smartphone e lo utilizza per navigare o svolgere attività sociali? Sociali nel senso c'hai WhatsApp per esempio o Viber per chattare. Ok, siamo allestiti bene per chattare. No, siamo allestiti. No, c'è un ciao, benvenuto. Ciao.
Ok, ci siamo quasi. Chi è che ha mai utilizzato nell'ultimo anno motori di ricerca diversi da Google per fare ricerche? Diversi da Google, quali sono per esempio? Guarda, qualche volta ho provato su Yahoo, ma giusto per curiosità, e poi ho sperimentato lo startup di Volumia, sì. Volumia, sì, che è una italiana unica, e mo stavo per curiosità seguendo, ce n'è un altro che sta partendo adesso, però mi sfugge. Ok. Però ti dico sinceramente, sono utilizzi Google prevalentemente. Google, ma storico. Proprio Yahoo, ma prevalentemente Google. Yahoo? Yahoo e Bing. Yahoo. File crops è un motore di ricerca praticamente sul file sharing. Fantastico. Praticamente fa una ricerca all'interno del forum per andare poi a puntare i link per il file sharing. Fantastico. E invece chi di voi utilizza in questo momento, spegniamo i microfoni, il peer to peer per scaricare contenuti multimediali? Nessuno utilizza peer to peer? Ah sì, ai timidoni. Io mi faccio passare la ah ok, fai prima, benissimo. Ok, avete mai utilizzato, e chi lo ha utilizzato alzi la mano, di documenti condivisi di Google Docs? Pochi? Ok, perfetto. Servizi cloud, chi è che utilizza servizi cloud? Quello di Apple. Quello di Apple, iCloud? Tutti iCloud? Dropbox. Perfetto, ok, perfetto, benissimo, io penso che ci siamo presentati. Allora, Instagram utilizzi? Chi è che utilizza Instagram oltre lui? Due. Hai utilizzato? L'ho provato. L'hai provato, poi non ti ha... Non utilizzo perché so che è un'azienda che sta contando da Facebook. Non ti piace più? Ok, va bene. Allora, io volevo un attimo chiarire le regole del gioco, nel senso, avete visto, io sono assolutamente informale, non so se questo offende qualcuno di voi, però se vi fa sentire a proprio agio, vorrei che anche voi siete tranquillamente rilassati, per cui lui prima si stava a mangiare il mandarino, sì. È una cosa che puoi fare, vedevo che eri indeciso se lo potevi mangiare o non lo potevi... No, invece mangiate in abbondanza, fate rifornimento, anzi abbiamo portato anche qualche cosa noi... da distribuire, qualche cioccolatino, perché nel momento sapete che è scientificamente provato che se tu dai zuccheri al tuo corpo, il tuo corpo è 10 volte più ricettivo, per cui penso mica sarò l'unico che mangia mentre lavora, no? Che sporca con le mani sporche di Fonsi la tastiera, che infatti mi sono portato a prova del fatto che mangio con le mani unte. Quindi state assolutamente rilassati, se vi volete, non so se lo proibisce Telecom di portare il caffè in aula, ma se lo volete portare, portatelo, e potete fare ogni cosa volete, soprattutto mi potete interrompere in qualsiasi momento. È possibile che io dia per scontate alcune cose e quindi utilizzi delle parole anche inglesi. Voi non è che dovete far finta di aver capito la parola inglese perché fa figo dire tutte queste parole in inglese. No, mi fermate, Giulio, ma che vuol dire sta cosa? Edge rank, ma che vuol dire? E io cerco di srotolare meglio il concetto. Quindi se qualcosa non vi arriva, assolutamente è mia responsabilità il chiarirlo, essere il più chiaro possibile. Cercheremo anche per dare una certa agilità e quindi evitare la catalessia a metà della giornata di lezione, di fare delle sessioni... intervallate da pause, quindi io avevo previsto 7 sessioni in cui alla fine di ogni sessione possiamo fare una pausa di 10 minuti, tranne la pausa del pranzo che è più lunga, è di un'ora, giusto? Mi dicono anche che c'è l'esigenza di andare a pranzo all'una piuttosto che all'1:30 per trovare qualcosa a mensa, e me la confermate, sta cosa è uguale per voi, 1:30? C'è troppo casino a mensa dopo? Quindi è meglio l'una. Allora io mi impegno solennemente all'una, anche se siamo a metà del concetto più importante, a fermarmi e a andare tutti quanti a mensa. Ok, mi pare che queste sono le cose per cui... mi stavo dimenticando la cosa più importante. Per concedervi di rilassarvi totalmente... Eh? No, il lettino, ora non esageriamo, sennò ti addormenti. C'è pure la giornata uggiosa. Volevo dirvi subito che le slide che vedremo
E lo stesso corso, per questo Lorenzo è lì nascosto dietro la colonna con una videocamera e io ho un microfono addosso, lo stiamo facendo per registrarlo e rendervelo disponibile subito dopo. Per cui se tu dopo pranzo hai mangiato lo spezzatino con le patate e i piselli e c'hai il momento di così, non ti preoccupare, perché se ti sei perso una cosa la potrai rivedere dopo. Quindi registrazione e slide. Per questo, se prendere gli appunti non è così tanto necessario. È necessario tentare di seguire un attimo il discorso, in modo, se ci sono delle cose poco chiare, da fermarmi.